Questi erano gli Alphaville con Big in Japan, canzone dei primi anni 80, sempre nella nostra memoria, nei nostri ricordi più belli, quelli relativi cioè all'età spensierata di quando perlomeno io e Gabriele eravamo dei ragazzi e oggi ci ricordiamo com'era quell'epoca attraverso le canzoni, non solo le canzoni ma anche attraverso le canzoni. Buonanotte, la mia più cordiale buonanotte a tutti voi e al nostro Gabriele Giardini. Buonanotte, buonasera, in particolar modo caro Massimiliano, cari radioascoltatori, e un abbraccio a Roberto che questo oggi aveva da fare e purtroppo non sta con noi, ma che tornerà quanto prima. Assolutamente, Roberto, come a beneficio di coloro che non sappiano il lavoro di Roberto, egli è un editor. E quindi spesso è impegnato nelle presentazioni di libri. Anche questa sera è una di queste sere. Ma questo, ripeto, è solo un valore aggiunto perché pensate alla competenza di chi non solo ha studiato letteratura tutta la vita, non solo la crea, perché Roberto è anche come sottoscritto uno scrittore, ma anche chi vive di letteratura, della sua e degli altri, perché l'editor è colui che riceve dei manoscritti e poi ne seleziona alcuni affinché diventino dei libri possibilmente di successo. Questa sera sono come sempre da 2 anni, mi sembra, Gabriele, o da un anno. Sì, da 2 anni. Da 2 anni a questa parte con il grande Gabriele Giardini. Grazie. Prego. Cambio. E ti confesso, Gabriele, che quest'oggi, come sai, mi colpiscono sempre molto le tue opere, ma una in particolare, mi riferisco all'opera che è a pagina, adesso vi dico esattamente, 12 del sottovoce Opere Archivio. Basta cliccare sotto questa voce, a pagina 12, la fila centrale, la seconda partendo da sinistra, è una, suppongo, una pirografia, sia Sì. per, dico bene, Sì. Lettera si chiama, l'opera, Beh, pure questa è molto bella. sì, molto bella, carica di significato, ma anche di una grandissima tecnica. I dettagli sono, innanzitutto, anche per soddisfare proprio una, credo, un'esigenza estetica, Gabriele ha disegnato attraverso questa penna infuocata che scava il legno e crea delle linee come se fosse una matita su un foglio di carta, una bellissima donna. Una bellissima donna, un corpo davvero molto attraente, molto armonico e attraente, riconosco dei seni bellissimi, non gonfiati come alcune donne hanno oggi, perché sono Esatto. molto naturali, ma molto turgidi, molto, oltre che esteticamente molto gradevoli, anche attraenti. E tutta la figura della donna in genere è molto, molto gradevole. Questi bellissimi capelli molto fluenti, molto di una densità quasi leonina, direi. Questa donna indossa una maschera che però quasi ricalca totalmente il suo volto, quasi a significare, ripeto, questo è un commento di colui che non ha parlato fino adesso con l'autore dell'opera stessa. E quindi Esatto. dà la propria interpretazione. Ecco, questa maschera che si riconosce dall'elastico che appunto congiunge la maschera con la nuca, no? E quindi permette alla medesima Sì. di essere di stare sulla nostra e nascondere quindi la nostra faccia, però coincide con i lineamenti stessi della donna, quasi a significare, a mio giudizio, che tutti noi esseri umani indossiamo maschere ogni giorno, proprio perché siamo
siamo una persona, quando ci incontriamo con X, siamo un'altra quando siamo di fronte a Y, e via dicendo. Un po' il concetto pirandelliano delle maschere umane, ma anche e soprattutto un concetto ancora molto più antico, secondo me molto più valido, quello dell'origine del nome persona stesso. Non so quanti di voi sappiano che persona, il termine persona, che poi è identico in tutte le lingue indoeuropee, pessoa in portoghese, persona in spagnolo, persona in italiano, person in inglese e via dicendo, deriva dal termine etrusco, uno dei pochi termini etruschi che si conosca, il quale corrisponde a Fersu. Fersu era la maschera del teatro, e quindi, secondo gli antichi romani che recepiscono questa parola e la traducono come essere umano, come persona, secondo il primo concetto latino, primissimo, parliamo dei tempi dei re, neanche della Repubblica, la persona altro non era che un attore sul palcoscenico del mondo. Poi questo concetto iniziale si perde, persona diventa l'essere umano, ma l'origine di questo termine persona è quello che vi ho appena detto. Ed è rappresentato magnificamente in questa pirografia. E questa donna, da queste forme splendide, flessuose, attraenti, guarda una lettera che è chiusa con una sorta di ceralacca a forma di cuore. Quasi sia il contenuto di questa lettera è un contenuto d'amore, si suppone, proprio perché... Sì, esattamente. Credo che il fatto che la guardi dietro questa maschera, sebbene questa maschera è ambivalente perché coincide poi con i suoi bei lineamenti, denota anche un messaggio che ci vuole trasmettere l'autore, e cioè che anche quando siamo nella nostra solitudine leggendo per nostro conto una lettera d'amore, anche in quel caso indossiamo una maschera di cui probabilmente non siamo neanche consapevoli. E infine, questa è un'idea molto originale, anche la cornice dell'opera stessa è a forma di lettera, tant'è vero che l'ultima parte della testa di questa donna, che non è lontana dal bordo, viene tracciato dal punto dell'ultima parte della testa al bordo una sorta di riga che sembra quasi rappresentare l'apertura della lettera stessa, della lettera che coincide con la cornice della pirografia. E infine stavo notando questa donna, appunto, è seduta sul pavimento guardando questa lettera attraverso la sua maschera, e vicino a costei è presente un botticino di vetro contenente delle pillole, quasi a significare dell'instabilità, perlomeno mentale e emotiva, che può dare l'amore, e che appunto contribuisce anche questa lettera che viene ricevuta da questa donna. Questa almeno è la mia interpretazione. Prego, Gabriele. Sei stato veramente esaustivo e veramente in maniera... Hai letto la lettera dell'opera, quindi... Grazie. Come dire, meglio di così non poteva essere. Io posso aggiungere, perché logicamente avendo
fatto l'opera stessa e il pensiero che io volevo dare. E questa lettera è una lettera che non è stata aperta. Perché? Perché questa donna evidentemente aveva paura o timore di quello che c'era scritto. Sì. Dopodiché essa stessa vuole avere una maschera che sta a frapporsi fra la lettera e la stessa persona che è, però è una maschera che denota comunque i lineamenti del volto, quindi una maschera che copre fino a un certo punto. Hai detto bene, caro Massimiliano, riguardo ai capelli, essi stessi sono leonini, nello senso come se fossero dei serpenti che sì. vanno a fare da cornice a un volto e a una maschera che si scorge. Poi abbiamo, come giustamente hai visto, una donna che sta all'angolo, quindi una donna che è in questo caso è in difficoltà perché non sa uscire dall'angolo della sua vita. Quindi è un momento della sua vita in cui lei è più fragile, come tutti noi, uomini, donne che siano. È nuda, la donna è nuda, quindi non ha una barriera, è in questo caso sta aspettando qualcosa che possa avvenire che non avviene. Purtroppo la stessa donna ha fatto uso, o forse non ha preso, non ha preso, non lo sappiamo. Lascio libera interpretazione alle persone che leggono l'opera, leggono vedendola e la leggono allo stesso tempo, però non leggono neanche loro la lettera. E ci sono delle pastiglie che denotano un malessere che speriamo per lei stessa non abbia ingerito queste pasticche, perché potrebbero eventualmente non essere curative. Non lo sappiamo, chissà come finirà il tutto. Soltanto una prossima opera potrebbe finire la situazione che si è venuta a creare. Comunque vi invito a andarla a vedere, perché veramente anche dal punto di vista tecnico io ho una particolare predilezione per gli artisti concettuali, sì, come lo è Gabriele Giardini, ma anche coloro che, insomma, non per così dire, permettimelo Gabriele, alcuni artisti secondo me si celano un po' dietro questa concettualità, no? Proprio perché magari nascondono una capacità tecnica non così alta, come invece tu dimostri sempre di avere, sia nella pittura che nella scultura. Ti ringrazio ampiamente, sei gentile, e io cerco di dare alle persone qualcosa che, cioè, non è soltanto un discorso visivo, cioè deve essere unito un discorso artistico di suprema delicatezza, sia nell'astratto che nel figurativo, ma deve esserci anche un'idea molto forte che va ad amplificare all'unisono sia il concetto visivo che il concetto reale dell'opera. Quindi un artista concettuale che però tenga sempre presente il discorso bello dell'arte, quindi la piacevolezza dell'occhio che va a intravedere, vedere stesso delle forme e delle situazioni che sono belle al cuore, che fanno bene al cuore. E sicuramente quest'opera, come tutte le opere di Gabriele Giardini, fa bene al cuore, fa bene alla mente, ma anche e soprattutto alla nostra anima, perché è in grado di evolvere anche solo colui o colei che l'ammira, che ammira le opere che stiamo, le tante delle opere, non tutte perché sono tantissime per nostra fortuna, che commentiamo ogni mercoledì sera. Bene, questa era appunto Lettera, la potete trovare alla www.gabrielegiardini.com e sotto la voce opere archivio, alla pagina 12, fila centrale, la seconda opera partendo da sinistra, questa pirografia veramente bellissima. Bene, passerei ad una seconda opera. Come no? Come sapete è tutto in rigorosa diretta, e quindi adesso la sceglierò sempre in diretta. E questo è bellissimo, che tu possa scegliere fra le innumerevoli opere, perché poi comunque hai ampia scelta e nello stesso tempo poi chissà,
il nostro carissimo amico Massimiliano, se vorrà fare una scelta che sia un proseguo dell'opera stessa oppure del tutto diversa. Esatto, e opto in questo caso per un'opera del tutto diversa, un'opera che commentammo insieme alcune sì. Una volta, e a me piace particolarmente, la ripropongo perché l'ho vista anche dal vivo quando sono stato alla mostra di Gabriele Giardini, appunto dal 29 settembre, dal 25 settembre al, esatto. al 6 ottobre. Esatto. Ecco, io andai gli ultimi giorni e un'opera che mi piaceva riprendere proprio perché alla luce di ciò che avevo visto non solo attraverso la fotografia è Tevere 2000. Il Tevere è rappresentato come molto bello, perché il Tevere, questa allegoria è perfettamente calzante a mio giudizio. Il Tevere è rappresentato da questo vecchio dai capelli stempiato, dai capelli molto lunghi, dalla barba lunga, e questa barba, questi capelli molto lunghi, anche se fanno parte di una persona vecchia, quindi stempiata, come vecchio, vecchissimo il Tevere, geologicamente ma anche storicamente, perché parliamo di un fiume navigato già dagli Etruschi, quindi che noi sappiamo, ma chissà da quante altre popolazioni prima ancora di essi navigavano il Tevere, quindi molto prima dei Romani. Ecco, questa lunghissima barba, questi lunghissimi capelli quasi sfilacciati coincidono nella loro terminazione con le acque degli affluenti o le acque stesse del fiume, che poi degradano in un fluido totalmente non mosso, così come è effettivamente il fiume quando nasce o quando riceve gli affluenti, cioè da qualcosa di irruente, tumultuoso, poi si appiana per arrivare dolcemente al mare. Questa è un'opera, appunto, a pagina 1 la potete trovare, e secondo me è un'allegoria bellissima, oltre, se stiamo parlando ovviamente di una scultura, oltre a una tecnica anche qui eccellentissima, perché ogni piccolo particolare, e nello specifico, tutte le pieghe, le angolature della barba e della congiunzione della stessa con i capelli vengono dettagliatamente messe in rilievo dalla mano di Gabriele Giardini. Non solo, il volto di questo vecchio è un volto stanco, un volto di chi si trascina come l'acqua come trascina tutto l'acqua del fiume. Un vecchio stanco che le cui energie sembrano solo più date da diciamo risiedere nei capelli e nella barba, no? Che accuratamente lui lascia libere di fluire, e infine un'altra nota di grandissimo spessore con riferimenti storico-culturali. Sapete che i latini chiamavano Flavus Tiber, e cioè biondo Tevere. Ebbene, anche Gabriele Giardini ci rappresenta questa opera, questo viso, questi capelli, questa barba, che da una parte sono argentei, perché effettivamente si tratta di un vecchio, un volto umano di una persona anziana, ma dall'altra ci sono queste venature dorate che appunto danno proprio l'idea del Tevere, che non è propriamente d'oro, ma specialmente visto
al riflesso della luce del sole, ha questo colore bronzeo che rimanda all'oro. E quindi Flavus Tiber. Ecco. Indubbiamente hai specificato bene, ma la mia difficoltà, caro Massimiliano, aggiungo questo, era quello di creare nel 2000, quindi 17 anni fa, un'opera che fosse un'opera mitologica, in chiave mitologica di un'opera già espressa, perché si è raffigurata nei secoli anche come un uomo, un vecchio tutto intero, con una cornucopia e con dei doni sopra, e poi Romolo e Remo a seconda dei periodi, perché se era il Nilo veniva raffigurato questo vecchio con una piramide e magari la Sfinge e via discorrendo. Ecco, l'edizione era per quelli del centro di Roma, che poi è stato venduto quello in gesso di quest'opera, è stata presentata anche alla Torretta Valadier insieme ai quadri dell'Ottocento, quest'opera qua stessa, e era quella di fare invece di linea. Adesso ti sento bene comunque. Problemi di linea, eccomi. Prego, prego. Ci siamo. Sì. E come dicevo, era questo, la difficoltà era mia, è stata questa rappresentazione in chiave mitologica del fiume Tevere, e dove io appunto ho fatto la testa di questo vecchio, dove dolce vecchio, che fa da Monte Fumaiolo, dove nasce il Tevere, e la barba è l'acqua che si fa strada lungo le rocce, il tutto avallato da un riciclo d'acqua, perché c'è una pompa in compartimento stagna che prende Sagno, che prende l'acqua e la riporta su, quindi esce dalla barba stessa, quindi l'acqua si fa strada lungo le rocce. La barba stessa ha tutte le caratteristiche per essere ampiamente oggi, per esempio, sentivo in televisione che nel quartiere Compedè stavano battendo una palazzina degli anni 30, perché non aveva vincoli comunque della sovrintendenza. Non è che possono anche battere quello, questo mi rifaccio adesso all'opera e tra poco, e soltanto che il palazzo dopo era proprio avulso dal sistema, perché è tutto diverso dal circondario dei palazzi. Ecco, quest'opera che io invece ho realizzato, il Tevere 2000 in chiave mitologica, poteva sposarsi bene con il centro di Roma, perché è un'opera che amplifica e maggiormente del fiume, in questo caso, e si non aveva contrapposizioni. Gabriele? Sì, eccomi. Sì, eccomi, ci sono. Gli ultimi 30 secondi, per gentilezza, se puoi ridirceli. Come no, ben volentieri. Quest'opera che praticamente poteva, non so se devo ripetermi riguardo alla spiegazione dell'opera stessa o l'ultima parte. Può indicarmi Massimiliano? Ma Gabriele? Sì, eccomi. Sì. No, gli ultimi 30 secondi. Ecco, io quest'opera si sposa bene riguardo a un discorso anche come fontana al centro di Roma, perché va ad amplificare piazza di Firenze, proprio non c'entrava niente. Ecco, anche in questo normalmente l'artista e chi cerca di insegnare di un certo tipo deve anche avere una visione lungimirante e vedere appunto se esse possono essere messe in un luogo che è certamente adeguato al sistema. Perfetto Gabriele. Bene. Credo che siamo arrivati, siamo già con voi da
da circa più di mezz'ora, 32 minuti, quindi siamo giunti alla fine di questa nostra puntata. Io volevo salutare due persone in particolare, un secondino solo, che per prima vuoi salutare tu qualcuno, Gabriele? Io saluto te, Massimiliano, saluto le persone che ci stanno a sentire, tutte le persone che ascoltano la radio e che ci ascolteranno in futuro. Benissimo, e io invece saluto con grande affetto Giunia e Vau, che sono due amiche brasiliane. Ovviamente saluto anche il nostro grande Enrique, che ci ascolta sempre con grande passione e grande interesse dal Brasile, quindi un bacio particolare a Giunia, Vau, Enrique e Adriana, che sono i nostri amici brasiliani. Un bacio ben grande para vocês, meus amigos brasileiros. E poi un saluto particolare alla nostra Ekaterina, che anche lei ci ascolta sempre con grande interesse. Sensibilissima e intelligentissima Ekaterina. A tutti voi una cordiale buonanotte, ci risentiamo su queste frequenze mercoledì prossimo. Dal Mondo in Parole a Regola d'Arte, una cordiale buonanotte a tutti voi e a risentirci a mercoledì prossimo. Ciao ciao!